Ah, i numeri salienti, intanto la prima novità è che chiaramente non si chiamerà più IRC Troni ma sarà IRC Pirelli, anzi colgo l'occasione per ringraziare la Troni che ci ha supportato in questi due anni 2009-2010 e quindi sarà un campionato ridotto come numeri di gara che sono 5 gare, con la prima gara che è il Valli Piacentino in debutto. Montepremi, nonostante la crisi, nonostante una gara a meno, abbiamo aumentato a 203.000 euro il Montepremi. Daremo un premio anche all'Under 25 che sarà per la prima volta intitolata a Flavio Guglielmini. Daremo una Clio R3 della Gima per una gara IRC 2012. La promozione sarà sempre gestita per quanto riguarda la televisione da Video Race e quindi andiamo avanti sempre con la trasmissione televisiva IRC Magazine su Canale Italia che va il giovedì successivo a ogni singola gara, trasmissione di un'ora dalle 19.30 alle 20.30, dopo singola gara verrà fatto il giornalino che riguarderà la gara passata e diciamo le notizie della gara successiva e quindi andiamo avanti, non ci fermiamo. Noi ormai questo è il 10° anno dell'IRC e quindi non ci vogliamo fermare, siamo sempre propositivi di nuove idee e quindi avanti come siamo andati finora. Nell'IRC trovi sicuramente quell'ambiente che hanno sempre detto una volta parlando dei rally che furono, no? Perché una volta visto c'era più divertimento, più aggregazione. Ecco, nell'IRC trovi queste cose qui, organizzatori che hanno voglia di misurarsi e di crescersi e di mettersi alla prova sempre con nuove sfide. Ma io mi auguro di rispettare diciamo, il campionato 2010 che nonostante sia un momento un po' di crisi economica però sono fiducioso che il campionato sarà ad altissimo livello come è stato negli anni passati. Allora, il Valli Piacentino di quest'anno come grossa novità allora, si farà, oltre ad essere un internazionale far parte dell'IRC, si farà su quattro prove speciali che sono tutte e quattro prove storiche del rally delle valli piacentine e saranno il Cervo da 16,5 km, il Mercatello da 23,5 km, Prato Barbieri da 14,5 km e Groppallo da 6,7 km. Tutte prove speciali molto tecniche, molto il Mercatello anche abbastanza veloce. E su tutte le prove verranno posizionati gli antitaglio per evitare il classico sporco del rally delle valli piacentine e le altre due grosse novità rispetto agli anni scorsi sono la sede di partenza e arrivo che sarà nella graziosa cittadina medievale di Grazzano Visconti e il parco assistenza che sarà a Rivergaro in un'area piuttosto estesa nella speranza di essere comunque al livello di tutte le altre competizioni dell'IRC che hanno comunque una storia e una nomea molto, molto alta.